Nella biologia di molte specie animali, i mesi estivi sono essenziali per prepararsi a superare l'inverno. Fare scorta di cibo è una pratica che richiede lavoro, tempo e dedizione, specialmente se le bocche da sfamare sono diverse migliaia. Tra le circa 16.000 specie di formiche attualmente esistenti, le formiche mietitrici hanno perfezionato la loro struttura sociale in modo da garantire la sopravvivenza di tutta la colonia. Il loro nome racchiude perfettamente i principali compiti svolti dalle formiche operaie all'interno della colonia. Selezionano e trasportano i semi di piante selvatiche o da coltivazione come i cereali dal sito di mietitura fino al formicaio. Ogni formica è dotata di una forza straordinaria e ogni trasporto fino alla colonia costituisce qualcosa di unico nel regno animale. In proporzione al peso e alle dimensioni di un'operaia media, per noi umani sarebbe come trasportare un'automobile per circa un chilometro solo con la forza della bocca. Un viaggio epico, che ogni singola operaia può compiere anche una decina di volte in un singolo giorno. I punti di mietitura sono spesso lontani anche decine di metri dal formicaio e le formiche proseguono il loro cammino incuranti della tortuosità del percorso. L'unico obiettivo è portare cibo alla colonia. Giunti alla colonia, ogni operaia cerca uno degli ingressi per poter portare il raccolto nei magazzini sotterranei. La catena di lavoro, fino ad ora efficiente, è messa a dura prova, visto l'afflusso di formiche ad ogni ingresso ogni secondo. L'organizzazione risulta invece impeccabile. Ogni formica regola il passo il tanto che basta per non intralciare le altre operaie ed entrare una dopo l'altra. Al momento di entrare nel formicaio, si girano e procedono all'indietro, rendendo l'operazione comoda e scorrevole. Con numeri variabili da colonia a colonia, ogni giorno una media di 7.000 formiche operaie entrano ed escono dal formicaio senza sosta. Sono circa 70.000 i trasporti che le operaie in una colonia di formiche mietitrici compiono ogni giorno dal formicaio al sito di mietitura e viceversa.
una delle organizzazioni più complesse del regno animale. Le operaie più piccole, chiamate operaie minor, sono delle tuttofare, a partire dai compiti interni al formicaio fino al trasporto dei materiali più leggeri, come gli involucri di semi vuoti. Dalla lunghezza di pochi millimetri e dal peso di pochi milligrammi, un'operaia solleva anche 20 volte il suo peso se c'è da fare pulizia. Ma nonostante la dedizione che caratterizza ogni operaia, un aiuto è sempre ben accetto. Le operaie più grandi, chiamate major, che si occupano dei trasporti più impegnativi e della frantumazione dei semi, sono caratterizzate dalla testa super sviluppata e dalle mandibole possenti. Per ogni alimento che viene portato nei magazzini, un prodotto di scarto viene portato fuori. La maggior parte delle volte si tratta di semplici bucce o involucri vuoti. Tutti i prodotti di scarto, di rifiuto e tutto ciò che ostacola l'efficienza della colonia viene accumulato appena fuori dal formicaio. La forza dell'ordine e la sua meticolosa applicazione costituiscono la chiave per la sopravvivenza dell'intera colonia.